Davanti alla mia finestra ho piante che sono ancora tutte distrutte dal gelo e dal freddo dell'inverno. Osservandole, pensavo che tutte le cose, tutte le nostre cose, andrebbero a finire così se non ci fosse quella forza, quella potenza creatrice che ridesta altre piante davanti a me con foglie verdi e nuove. Questa forza misteriosa ha voluto farsi vedere, rendendosi familiare al nostro cammino di uomini. Così, a ciascuno di noi, la potenza di Dio dice: «Io sono con te, sono diventato figlio di una donna come sei figlio tu, ho vissuto quello che hai vissuto tu, ho subito dolori, sono stato ucciso e ho accettato tutto questo perché tu capissi che io partecipo della fatica che ti ho chiamato a compiere». Il problema fondamentale dell'uomo, di qualunque uomo, in qualunque tempo fino alla fine della storia, da quando il messaggio che Dio è diventato uomo è stato portato, è entrato nel mondo, il problema più grande della vita è questo. Non c'è un problema più grande di questo concepibile. Cioè l'uomo non può immaginare un problema più grande per la sua libertà. Cristo sì o no? Che importa se ti prendi tutto quel che vuoi e poi perdi te stesso? Che cosa darà l'uomo in cambio di sé? Così è sorto nel mondo il senso, rispetto, venerazione, attaccamento, amore, fiducia, responsabilità nella persona, la persona. Il cristianesimo non è nato per fondare una religione, è nato come passione per l'uomo, l'amore all'uomo, la venerazione per l'uomo, la tenerezza per l'uomo, la passione per l'uomo, la stima assoluta per l'uomo. Che cosa è l'uomo? Perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo? Perché te ne curi? Nessuna domanda mi aveva colpito nella vita come questa. In questo istante non esiste niente di più profondo e tremendo e nello stesso tempo di più evidente per me che non mi sto facendo io, l'essere non me lo do io. In questo istante ciò che è più mio è qualcosa che mi è dato. Se in questo determinato istante c'è una evidenza sperimentalmente più grande, più affascinante, più tremenda di questo, di questa evidenza. In questo momento dovrei dire: tu che mi fai? Comunque sono fatto, sono dato, sono un dono di altro che giustamente si nasconde dentro la parola mistero. Il mistero della misericordia sfonda ogni immagine umana di tranquillità e di disperazione. Anche il sentimento del perdono è dentro il mistero di Cristo. Il mistero come misericordia resta l'ultima parola anche in tutte le brutte possibilità della storia. Così l'esistenza si esprime come ultimo ideale nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante, cioè Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo, mendicante di Cristo. Thank you.
Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. L'io umano ha sete di questo Dio. Cioè, come dice Gesù, ha sete di vita eterna. Senza questo, senza questa sete, tutto sarebbe opaco, oscuro, indigeribile nullità. Quanto più uno è uomo, quanto più l'io è cosciente, impulsivamente amante, tanto più tutto sarebbe soffocante e intollerabile. L'io ha sete di eternità. L'io è rapporto con l'infinito, cioè una realtà al di là di ogni limite in cui la realtà sia conosciuta. L'infinito è una realtà. E infatti è qui dove tutta l'essenza dell'uomo, tutta l'essenza della dignità, la passione, sì, la passionalità, la commozione che desta a chi lo guarda come fosse a teatro. L'io dell'uomo, quando scopre, si scopre a dire tu, si scopre a dire tu. E quando l'uomo, di fronte a una persona che non conosceva, o per la prima volta nella vita, per maturazione avvenuta, si trova a dire tu riflessamente, di tu. È un altro significa un'altra cosa. Tu non sei me. Tu non sei me. Non posso abusare di te, non posso usare di te, non posso appropriarmi di te, non posso rubarti, non posso finalizzarti a me, no. Allora uno si accorge cosa vuol dire venerazione, rispetto, venerazione, adorazione. Un uomo che non capisce, che non viva un momento così con la sua donna, non ha mai amato la sua donna, mai. Mia madre, come faceva a comunicare a me il senso religioso che lei stessa aveva poi ricevuto? Come aveva quel modo di leggere il Vangelo per il quale io stavo vicino al tavolo, arrivavo appena appena al bordo del tavolo, la guardavo leggere. Mi racconta della Samaritana, mi racconta. Come mio padre veniva accanto al mio letto, mi raccontava la parabola del ricco e pulone. Lui era un socialista accanito, perciò tutte le sere ricco e pulone. L'ascoltavo a bocca aperta e non mi stancavo, ma era qualcosa in lui che era affine. Era della stessa natura di ciò che era accaduto. Lo sentiva, lo risentiva quel che era accaduto. Lo risentiva nella sua verità di oggi. Perciò mi narrava
la parabola evangelica con l'impeto di uno che verificava nei suoi giorni l'ingiustizia, o la giustizia, o la sete di giustizia, la fame di chi aveva fame e la sazietà di chi era sazio. Io mi ricordo l'istante e il brivido dell'istante e lo struggimento dell'istante in cui nella mia vita ho capito, è diventato, come dire, carico di significato il fatto dell'esistenza di Dio. Ero in seminario, in primo liceo, e ci facevano la storia della musica, e quella volta toccava alla figura di Donizetti. E il professore ha messo sul giradischi un pezzo della romanza del quarto atto, della Favorita. E quando il bravissimo tenore incominciò: spirito gentil de sogni miei, brillasti un dì ma ti perdei, eccetera. Ma al vibrare della prima nota io ho capito con struggimento che quello che si chiama Dio, che è il destino inevitabile per cui uno nasce, è il termine dell'esigenza di felicità, è la felicità di cui il cuore è esigenza insopprimibile. L'io umano, il cuore dell'uomo, è esigenza di felicità. Ma chi è Don Giussani? È un prete qualsiasi della diocesi di Milano che, avendo compiuto tutto l'itinerario della vita seminaristica, tutto intero, dai 10 anni in poi... cioè lei entrò a 10 anni nel seminario? Sì, è rimasto anche alcuni anni come insegnante e quindi ne è uscito per dedicarsi attraverso la scuola di religione negli istituti statali a tentare una comunicazione religiosa che fosse più facilmente accettata dai giovani. Ero appena arrivato da un viaggio, sul treno avevo trovato un gruppo di studenti che andavano a Cattolica. E abbiamo fatto un po' baruffa, io credente, di fronte alla loro accanita miscredenza, ma ben consapevole che era superficiale. Infatti, era per ignoranza, questo era un giudizio che mi sentivo di dare, era per ignoranza che dicevano, facevano, si comportavano così, per ignoranza. Allora vuol dire che il cristianesimo è stato loro dato, hanno incontrato il cristianesimo secondo una modalità non conveniente, non adeguata, non esplicativa del suo significato, non chiarificatrice, inadeguata. Vuol dire, era una questione di metodo, il metodo con cui la via con cui è arrivato a loro il cristianesimo non era una via sana, sanamente comprensiva dei valori che alla vita questo cristianesimo assicurava. Per questo ho deciso di lasciare lo studio della teologia, che mi sembrava improvvisamente arido e astratto di fronte a quella situazione, e me ne andai a insegnare religione in un liceo milanese.
La mia vicenda è la vicenda di tanti che, volendo bene ai giovani, riescono, per grazia di Dio, in questo senso si può chiamare carisma, per grazia di Dio riescono a comunicare loro certezze e affettività che altrimenti, di cui altrimenti sembrerebbero incapaci. Salendo quei tre gradini del liceo Mercè, mi dicevo: che vengo qui a fare? Io vengo a dare a questi ragazzi la possibilità che conoscono quello che io ho conosciuto, perché io devo aver conosciuto, sentito le ragioni e loro no. Poi la libertà segnerà la strada come vorrà. Lei ha detto che voi in realtà portate avanti quelli che erano i reali motivi ispiratori del 68. Ci può spiegare meglio questa sua posizione? Ma l'amore all'autenticità, l'esigenza di autenticità o di libertà che animò un certo momento iniziale della contestazione del 68, ci trovo totalmente d'accordo. Vale a dire che la società fosse più vera, guidata in un modo più esemplare. Questo non era il desiderio soltanto di taluni, era il desiderio, io credo, generale di tutti. Quando la nostra insorgenza del 1954 aveva lo stesso, come dire, la stessa ispirazione, creare un'umanità più umana. Citavo sempre una frase del Vangelo che è molto significativa, dice il Signore: chi mi segue avrà la vita eterna, e il centupro qua giù, e io dicevo in classe, fino a quando non desiderate la vita eterna vi capisco perché avete poca fantasia, ma quando non desideraste il centupro qua giù, lo saste dei fessi, perché il centupro qua giù. Noi vogliamo, come tutti gli altri, una migliore umanità, ma perché una umanità viva meglio se stessa? Da sola, con i suoi soli progetti, le sue fantasie e le sue energie, non può. E questo noi vogliamo dire col termine comunione, liberazione. È soltanto la comunione che Dio ha reso possibile con sé attraverso Cristo. È soltanto la comunione tra gli uomini che riconoscono questo, che dilatandosi crea oasi di umanità più vera. In questa epoca in cui il Signore mi fa passare attraverso l'ultima croce della vita, mi è normalmente tema di meditazione l'ottavo salmo di Davide. Siccome lo conoscete bene, però lo leggo lo stesso. Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi dilettanti afferma il tuo potenza. Thank you.
Io mi ricordo che i primi anni in cui facevo religione, spesso nelle alterchi e nella dialettica di classe in classe dicevo: per favore, mandateci in giro, no, noi clero, mandateci in giro nudi per le strade, toglieteci tutto, ma non toglieteci la capacità, la possibilità di educare. E con mia amarezza ho dovuto constatare negli anni dopo, perché queste cose dicevo 30 anni fa, che abbiamo cercato tutto ma sacrificato la libertà educativa. L'uomo si sviluppa per rapporto, per contatto con altro. L'altro tanto è originariamente necessario perché l'uomo esista, altrettanto è necessario perché l'uomo s'avveri, si inveri, diventi sempre più se stesso. Per questo l'uomo è destinato per il compimento di sé, per un compimento di sé all'orizzonte totale. Perciò potenzialmente, almeno l'educazione, deve mirare a introdurre l'uomo nella realtà totale. Il cuore, come chiama la Bibbia, questa fattura originale dell'uomo, questo complesso di esigenze e di senso del destino di esse, di esigenze di felicità e di verità. E il destino cui queste esigenze spingono. Il cuore, la Bibbia lo chiama cuore, il cuore dell'uomo, identificabile come esigenza dunque di verità, di bellezza, di bontà, di giustizia e di felicità. È identico in tutti, in tutti. Un padre ed una madre sono tali non solo perché danno latte prima e risotto dopo al figlio che cresce, no? Ma un padre e una madre danno loro stessi, un padre dà sé stesso al figlio. Cuore, dunque, definisce biblicamente così il criterio ultimo di verità per l'uomo. E per identificare il suo fine, se corrisponde al cuore, a questo cuore così inteso, è giusto. Se non corrisponde al cuore, è sbagliato, è contro l'uomo. Se corrisponde, spiega. Se non corrisponde, oscura. Continuamente proporre, sperando contro ogni speranza, in qualunque situazione, continuamente cogliendo l'occasione per mostrare la ragionevolezza di quello che si è sostenuto e che si è dato, anche quando la reattività sembra in senso contrario, anche quando sembra che il proprio figlio, l'educando, sia impermeabile, rimanga impermeabile, anche quando percorra evidentemente altre strade, continuare in questo dovere paterno e materno, generatore, con questo come contrizione del cuore, con questa amarezza tremenda, superare lo sconforto. Ecco, il rischio educativo è a questo punto che si gioca. Perché a noi è dato, all'adulto è dato amare, cioè proporre e accompagnare per una verifica, perché la persona a cui si è proposto possa cogliere le ragioni che abbiamo colte noi. L'amore è questo, e non può essere la pretesa di una obbedienza che deve conseguire una persuasione, una convinzione non ancora formata. L'uomo e quindi anche quello del proprio ragazzo o del proprio giovanotto, l'uomo è rapporto libero con il destino, con l'infinito, con Dio, con la verità e col bene. È un rapporto libero e perciò è misteriosa la strada per cui
la ricerca del destino si muoverà in lui. Quando si mette un interrogativo su ciò che ci è stato dato, su ciò che si è trovato, o su ciò che si è letto, su ciò che si è risaputo, si mette un interrogativo. Questo è giusto. E questo è critica. San Paolo ha la più bella definizione di critica. Panta dokimazete, tokalon katekete. Vagliate ogni cosa. Trattenete e aderite al bello, al valore. Al valore che esse dimostrano d'avere. Bello, essendo lo splendore del vero, il modo in cui il vero si palesa all'uomo. Vagliate ogni cosa. Questo, da qui cresce l'uomo maturo. Vagliate ogni cosa e trattenete il valore. La consistenza che esso ha, l'interesse che esso ha per la vostra vita concreta, per la vostra vita di oggi, per l'esistenza, il valore d'esistenza che la cosa ha. Centurione, Pietro, sono tutte persone che sono venute qui, sono passate di qui. Che cosa le dominava? Cosa pensavano? Permettete mai che nella vostra partecipazione alberghi il tarlo dell'abitudine, della routine, della vecchiaia. Questo non minaccia. Questo non minaccia. Come diceva Monsignor Giussani, no? Sono giovani, sono alcuni meno giovani, il più vecchio sarebbe il Papa. Ma anche lui, come tutti i più anziani, no? Anziano lo è, anche secondo l'espressione di San Pietro. Allora anche lui cerca di essere giovane, giovane di spirito. Io ho conosciuto Leopardi nel maggio del mio terzo ginnasio, quando ero in seminario, quando per un mese intero, avendo trovato una certa poesia la sera di festa, non avevo ancora studiato, non me l'avevano ancora fatta studiare. Per tutto il mese ho letto solo Leopardi, studiando tutto a memoria, e da allora ogni giorno ridicevo l'uno o l'altro delle sue dei suoi canti a memoria, fino a quando trovai quel canto che resi normale parola come ringraziamento della Santa Comunione. Tanto che quando lo dissi questo a un raduno di preti, avevo già incominciato il GS, il cardinale Giovanni Colombo, che era lì vicino, fa: ma oibò, ma se l'avessi saputo non ti avrei fatto prete. Infatti ne sentiremo la poesia poi. Meno male che non l'ha saputo. Cara beltà, che amore lunge mi ispiri nascondendo il viso,
Forse nel sonno il core ombra diva mi scuoti, o ne campi ove splenda più vago il giorno e di natura il riso. Forse tu l'innocente secol beasti che dall'oro ha nome, or leve intra la gente anima voli? O te la sorte avara che a noi t'asconde agli avvenir prepara? Viva mirarti omai, nulla speme m'avanza. Se delle eterne idee l'una sei tu, cui di sensibil forma sdegni l'eterno senno esser vestita, e fra caduche spoglie provar gli affanni di funerea vita, o s'altra terra nei superni giri fra mondi innumerabili t'accoglie, e più vaga del sol prossima stella ti raggia, e più benigno etere spiri, di qua dove son gli anni infausti e brevi, questo d'ignoto amante inno ricevi. D'ignoto amante inno ricevi, ignoto amante, l'uomo ignoto amante a questa bellezza incarnata che se non è per le vie del mondo sarà da qualche parte, in qualche altra stella del cielo, in qualche mondo platonico. Ignoto amante, io ignoto amante di te, Dio fatto carne. Tu ignoto amante di me, ignorato da me, non conosciuto da me, non ricordato da me. Letteralmente questa identità è il messaggio cristiano. Come l'ho conosciuto io? Come lo è obiettivamente? Quello che Leopardi esprime come suprema esigenza di poter vedere e vivere il rapporto con la bellezza fatta carne è accaduto 2000 anni fa. Il verbo si è fatto carne, vuol dire la bellezza si è fatta uomo, la giustizia si è fatta uomo, la bontà si è fatta uomo, la verità si è fatta uomo. Quid est veritas, vir qui adest. Cos'è la verità? Un uomo presente. Gesù era profetizzato dal genio di Leopardi 1800 anni dopo la sua esistenza. Perché ogni genio è profeta, ogni genio, in qualsiasi grande genio c'è la profezia. Cercate e la profezia la troverete. Leopardi è il profeta del verbo incarnato. Mostrare la pertinenza della fede alle esigenze della vita. Una fede non possa essere reperta, trovata nell'esperienza presente, confermata da essa, utile a rispondere alle sue esigenze. È una fede che non può resistere in un mondo dove tutto dice l'opposto. Tutto. Del resto, già Eliot aveva qualcosa da dire con una certa sicurezza di sé quando si domandava: è l'umanità che ha abbandonato la Chiesa o è la Chiesa che ha abbandonato l'umanità? Io mi sono sempre chiesto, è una critica alla Chiesa o è una critica all'umanità, questa frase di Eliot? Tutti e due. Perché innanzitutto l'umanità che ha abbandonato la Chiesa, perché se io ho bisogno di una cosa, dico lo dietro si scatto via. Quindi nessuno correva dietro. E la Chiesa quando ha abbandonato l'umanità? La Chiesa ha incominciato a abbandonare l'umanità, secondo me, secondo noi, perché ha dimenticato chi era Cristo, non ha appoggiato nessuno, ha avuto vergogna di Cristo, di dire chi è Cristo. Ma tutta la nostra debolezza
non potrà deluderci o arrestarci. Nella misericordia che si rivela sulla croce sta la sorgente inesausta di quella forza luminosa e persuasiva che ci farà sempre indomitamente riprendere, sperando contro ogni speranza. Perché la fede è come una grande ipotesi di lavoro che ci viene dalla tradizione. Ma se manca il lavoro dell'esperienza, rimane a livello puramente astratto e si traduce soltanto in riti o in preoccupazioni moralistiche, mentre la fede è la vita, è un modo di concepire e di sentire la vita. Ed è il nostro compito supremo, non quello di essere padre o madre, non quello di essere giornalista o ingegnere, non quello di essere militare o operaio, non quello di essere vittorioso alle elezioni o schiavo di padrone. Non questo, il nostro compito è quello di diffondere nel mondo il grande messaggio di Cristo. Mi è stato dato il dono della fede perché io lo dia ad altri, lo comunichi. Ci è stato fatto il dono della fede perché noi l'abbiamo a comunicare e da questo sarà giudicata la nostra vita. Che l'uomo conosca Cristo, che l'umanità conosca Cristo. Questo è il compito di chi è chiamato ed il compito del popolo di Dio, la missione. Vi ho scelti perché andiate. Gesù si voltò e vedendo che lo seguivano disse: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbi, dove abiti? Disse loro: venite a vedere. È la formula cristiana, il metodo cristiano è questo. Venite a vedere. Giovanni e Andrea, quelli che hanno sentito la prima volta, sono andati a casa e hanno detto: abbiamo trovato il Messia. Non capivano cosa volesse dire, abbiamo trovato il Messia. Hanno ripetuto le parole che ha sentito dire da lui. Quello che li aveva colpiti era che in quell'uomo c'era qualcosa di strano, di eccezionale, di irriducibile, di impensabile, di impensato, che non derivava dai precedenti, dagli antecedenti, ma si imponeva. Ma se voi immaginate quei due che lo stanno a sentire alcune ore, poi dopo devono andare a casa, ma lui li congeda, se ne tornano zitti. Zitti perché invasi dall'impressione avuta, dal mistero sentito, presentito, sentito. Poi si dividono, ognuno dei due va a casa sua. Non si salutano, non perché non si salutano, si salutano in un altro modo, si salutano senza salutarsi. Perché sono pieni di quella roba lì, sono pieni della stessa cosa, sono una cosa solo loro due, tanto sono pieni della stessa cosa. E Andrea che entra in casa sua e mette giù il mantello e la moglie dice: ma Andrea, che hai? Senti, che ti è successo?
e lui, per che scoppiasse in pianto abbracciandola, e lei, sconvolta da questo, dice, continuasse a domandare: ma che hai? E lui la stringe, sua moglie, che non si è mai sentita stretta così in vita sua. Era lui, ma era un altro. Se gli avessero domandato chi sei, capisco che sono diventato. Aver sentito quell'individuo, quell'uomo, io sono diventato un altro. Ragazzi, questo, senza troppa sottigliezza, è accaduto. Beati i poveri, perché di loro è il regno. Ma l'è matto. Non è matto. È l'esplicitarsi di una concezione della persona, del loro io, di una visione dei rapporti sociali, di un giudizio su chi è potente e su chi serve, di una prospettiva sul futuro, di come trattare i figli. Perché Zaccheo, chissà come si arrabbiava con la moglie, perché chi maneggia soldi è iroso, paziente con i clienti e iroso con la moglie. Zaccheo sarà ancora arrabbiato con la moglie dopo quella sera lì, ma ne sente, ha incominciato a sentirne dolore, disagio, era tutto sconvolto, cambiato. Quando vide quel funerale, si informò subito chi è. È un adolescente morto, che suo padre era morto un po' di tempo fa, sua madre che sta gridando dietro il feretro. Non come si usava loro, come si usa la natura del cuore di una madre, che liberamente si esprime. Fece un passo verso di lei e le disse: donna, non piangere. Ma c'è qualcosa di più ingiusto, mi dire, una donna cui il figlio è morto, sola, donna non piange. Ed era invece il segno di una compassione, di un'affezione, di una partecipazione del dolore sterminata. Disse al figlio: alzati, le restituì il figlio. Non poteva restituire senza dire niente. Sarebbe rimasto nella sua gravità di profeta, di taumaturgo, di uomo dei miracoli. Donna, non piange, disse, e le restituì il figlio. Ma disse prima: donna, non piange. Come vergogna commentare questa pagina, ma io vi invito lo stesso a mettere la buona volontà del vostro cuore in quello che è ineffabile, in quello che non si può dire, del mistero di Dio che tocca l'uomo e dell'uomo che è toccato dal mistero di Dio. A parte il fatto che gli domanda prima: Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? È quasi comprensibile che gli abbia detto: certo, Signore, tu sai che ti voglio bene.
ma la seconda e la terza volta soprattutto gli dice soltanto: Simone, tu mi vuoi bene, non più o meno. Ma provate a proviamo a immedesimarci nell'animo di quell'uomo schietto e rude che aveva davanti al Signore, aveva l'anima tutta piena del ricordo del suo tradimento. Il suo tradimento era semplicemente l'epifania, come dire, l'epifenomeno, il manifestarsi di un momento, di qualcosa che aveva dentro, cioè di una ruvidità, di una ingenerosità, di una caparbietà, di una paura, di una timidezza, di una vigliaccheria, di una meschinità che era lui. Ed aveva l'animo pieno di questo, e davanti a quella domanda tutto veniva a galla. E il tradimento era come una punta rivelatrice. Veniva a galla la sua miseria. La Chiesa ci farebbe dire, per celebrare i santi misteri, riconosciamo di essere peccatori. Quanti di noi lo ripetiamo quando la Chiesa ci dice di dirlo? Simone si è sentito in tutta la sua pochezza, pusillanimità, meschinità d'uomo. Simone, mi ami tu più di quanto mi amino gli altri? Quando ha detto: Signore, certo, io ti amo. Quando ha detto: Signore, tu sai tutto. Nonostante tutte queste apparenze, nonostante tutte le apparenze di me a me stesso, tu sai che ti voglio bene. Ti voglio, perché ti voglio bene e vuol dire ti voglio. Ti voglio bene e vuol dire ti voglio. E ti voglio vuol dire ti affermo, riconosco quel che sei. Riconosco quel che sei per me, per tutto. Insomma, è questo lo sconvolgimento del moralismo e della giustizia fatta con le nostre mani. Che quello lì era un povero peccatore come me, come te. Era un povero peccatore che aveva appena tradito, tra l'altro, in modo indecente, come a memoria nostra, forse così spudoratamente, non c'è mai stato. Era pieno di errore, eppure gli voleva bene. Allora il Signore gli disse: ti affido la testimonianza mia nel mondo. Ha affidato la testimonianza sua, pecorelle, agnelli, ha affidato il suo regno nel mondo a quel meschino peccatore. Lo cercavano, era nato per tutto il mondo lo cercasse. Si commosse e d'improvviso a lui, che uomo come noi, come a noi le idee venivano dalle circostanze, venne in mente l'idea. Un'idea fantastica. Cambiò senso a quel che diceva e esclamò: non la mia parola vi darò, il mio corpo vi darò da mangiare, il mio sangue da bere. Lo spunto, finalmente, i politici, i giornalisti e i televisivi di allora ebbero lo spunto: è pazzo, chi vi può dare da mangiare la sua carne? Se ne andarono tutti: è pazzo, durus est hic sermo, è un modo di parlare strambo. Finché nella penombra della sera rimase lui con i soliti 12. Anche voi volete andarvene? E Simone Pietro,
testardo, Pietro. Maestro, anche noi non comprendiamo quello che dici. Ma se andiamo via da te, dove andiamo? Giovanni e Andrea. E quei 12, Simone, che lo dissero alle loro mogli, e tante di quelle mogli andarono con loro. Ma intanto lo dissero anche gli amici. E gli amici lo dissero ad altri amici, poi ad altri amici, poi ad altri amici. Così passò il primo secolo e invasero, questi amici invasero con la loro fede il secondo secolo. E intanto invadevano anche il mondo geografico. E giunsero fino in Spagna, alla fine del primo secolo, fino in Spagna, fino all'India nel secondo secolo. E poi questi del secondo secolo lo dissero ad altri che vissero dopo di loro, poi dopo di loro, dopo questi altri, e lo disse con un gran flusso che si ingrossava, un gran fiume che si ingrossava, e giunsero a dirlo a mia madre, a mia mamma. A mia mamma lo disse a me che ero piccolo. E io dico, maestro, anch'io non capisco quello che dici, ma se andiamo via da te, dove andiamo? Tu solo hai parole che corrispondono al cuore. Che uno è ancora presente tra voi un altro anno, mi ha scritto questo foglio alla fine. Mi chiamo tal dei tali. Volevo dirti che io esisto. Io prego per te e tu ricordati di me. Ciao. Ho scritto. E che tutto non finisca mai tra noi. E che tutto non finisca mai tra noi. È l'augurio che ci facciamo, no? Io posso essere di sotto dei vermi, ma i testi lasciati, il seguito ininterrotto, se Dio vorrà, delle persone indicate come l'ermeneutica vera, l'interpretazione vera di quello che in me è successo, diventa lo strumento per questa correzione e per questa risuscitazione, diventa lo strumento per questa moralità. In questi giorni tutto sta rinascendo, ma se un uomo non avesse mai visto la primavera e fosse nato e vissuto e conoscesse soltanto l'aridità dell'inverno, potrebbe immaginare come dal di dentro, da questo di dentro strano e misterioso, tutte le cose possono cambiare? Non riuscirebbe a immaginarlo. La presenza di Gesù di Nazareth è come la linfa che dal di dentro, misteriosamente ma certamente, rinverdisce la nostra aridità e rende possibile l'impossibile. Quello che a noi non è possibile, non è impossibile a Dio. Così che una appena accennata umanità nuova, per chi ha l'occhio e il cuore sinceri, si rende visibile attraverso la compagnia di coloro che lo riconoscono presente, Dio con noi. Appena accennata umanità nuova, come il rinverdirsi della natura amara e arida.